Ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi ti voglio parlare di eBay e di come non perdere il tuo business mentre fai dropshipping su eBay. Quello che molti non sanno quando si approcciano a eBay, specialmente le prime volte, è che ci sono degli errori così banali che ti possono causare la perdita perenne dell'account e del negozio senza possibilità di tornare indietro. Alcuni di questi errori sono inimmaginabili per chi non conosce eBay e anche un po' insensati. Ma oggi te ne voglio parlare e voglio aiutarti a salvaguardare il tuo business di dropshipping o non dropshipping mentre lavori su eBay. Seguimi. Innanzitutto, se non lo hai ancora fatto, registrati nel mio canale, metti mi piace e seguimi. Parlo sempre di dropshipping, di eBay, finanza personale e investimenti. Quindi, se sei interessato a fare soldi, a fare business, seguimi. E segui le mie esperienze. Uno degli errori principali, specialmente per chi si approccia a fare dropshipping su eBay, è inserire gli oggetti troppo velocemente. Se tu magari hai un account vecchio illimitato, come quelli del 2007-2008, non hanno limiti, dici bene, voglio inserire più oggetti possibili per vendere, ok, ha senso, ma se tu non hai stabilità con eBay, non hai uno storico, non ti conoscono, l'algoritmo ancora non ti conosce e vai a inserire 5.000, 6.000, 2.000 oggetti tutti in una volta, nella prima settimana o nei primi giorni, verrai automaticamente sospeso. L'errore più comune che si ottiene da questo comportamento è il MC011, che è uno dei codici interni di eBay sugli errori. Ti arriverà via email e ti chiederanno un sacco di documenti e probabilmente ti sospenderanno a vita o ti metteranno limiti davvero bassi. Quindi non inserire oggetti troppo velocemente, indispensabile. Quando inizi, poi quando avrai una stabilità, un account venditore che già vende molto, è conosciuto, è stabile, potrai inserire oggetti anche molto più velocemente. Il secondo errore che ti causa lo stesso problema di quello di cui abbiamo parlato ed è strettamente correlato è fare un grosso volume di soldi, di vendite, in poco tempo. Se tu sei un nuovo venditore, non hai iniziato o hai venduto sempre poco e inizi subito a vendere 500 euro al giorno, 300 euro al giorno, 1000 euro al giorno, fidati che in tempo un paio di giorni o un paio di settimane avrai il tuo account limitato nei miglior casi. Se non avrai eBay limitato, avrai sicuramente PayPal limitato. Comunque PayPal è più facile da aggirare, è più facile da avere sbloccato, ti chiederanno un sacco di documenti, ma sicuramente avrai eBay bannato, quindi modera e vai crescente. Devi sempre tenere un comportamento di un nuovo venditore che sta iniziando, che ha investito una cifra, quindi ha delle prime vendite. Quando fa quelle prime vendite, reinveste la cifra. Ma se tu vai subito a vendere 10.000 euro a settimana, è ovvio che ti banneranno per diversi motivi. Uno, non ti conoscono, l'algoritmo non ti conosce. Quindi hanno paura delle truffe, ti fai quella settimana 10.000 euro e scompari, quindi ti limitano prima, ti bloccano prima. Secondo, non è un comportamento naturale, perché un venditore inizia a vendere, è normale che mano a mano investi i profitti, devi comportarti come un venditore normale, non come un dropshipper pazzo che vuole aumentare. E poi soprattutto eBay vuole vedere che tu riesci a evadere quegli ordini, perché tu puoi fare anche 200 ordini al giorno, ma se non hai la struttura adatta di evasione, non hai il fornitore adatto, non hai una strategia adatta per evadere quei 200 ordini al giorno, è ovvio che non ci riuscirai e avrai il tuo account bannato. Quindi vai sempre gradualmente. Il terzo errore, che l'ho provato sulla mia pelle perché io ho avuto ben tre account, ben tre negozi sospesi, l'ultimo un mese e mezzo fa, che comunque non era il mio unico negozio, quindi mi ha danneggiato in parte il business, ma ho differenziato perché è un argomento di cui parleremo. Differenziare anche all'interno di eBay e nel modo corretto senza farsi collegare, perché eBay quando ti banna un account ti banna anche tutti quelli collegati, quindi anche quelli dei tuoi fratelli, dei tuoi cugini, tutti quelli che riconducono a te, perché eBay non va a distinguere per email come molti pensano, va a distinguere per persona e si vogliono assicurare che quella persona non vende più su quella piattaforma. Ci sono dei modi per aggirare questo, magari un giorno ne parlerò, ma l'importante è sempre salvaguardare il business e non farsi bannare. L'errore che ho fatto la prima volta che ho iniziato a dropshippare su eBay, più di un anno fa, un anno e mezzo fa, è stato non caricare i tracking numbers. Se tu non carichi i codici di tracciamento, eBay ti andrà a sospendere. Ti chiederà tutte le ricevute di acquisto, ti chiederà tutti i codici di spedizione.
chiederà un sacco di documenti che tu potrai fornire, anche se con un po' di difficoltà, ma non è detto che poi ti spannano, anzi la maggior parte delle volte, anche se ti chiedono quei documenti, non verrai spannato. Perché devi capire che una volta bannato, una volta sospeso su eBay, è difficile uscirsene fuori, anche se tu sei regola, non hai fatto niente. Ma è davvero difficile. E se tu non carichi i tracking numbers, che il tuo account sia nuovo o che sia vecchio, perché questo vale anche per i vecchi venditori che hanno venduto per anni e poi non mettono più i tracking numbers da un giorno all'altro, avrai la sospensione molto presto. Possono essere giorni, possono essere settimane, ma verrai sospeso e ti verranno richieste un sacco di documentazioni. Probabilmente non tornerai più indietro. O se tornerà l'account indietro, sarà molto limitato rispetto a prima delle vendite. Carica sempre i tracking numbers funzionanti. Un altro errore che molti fanno, specialmente chi ha nuovi account con limiti bassi e che sono dei limiti di vendita, per chi conosce un po' eBay lo sa, ti dice puoi vendere tot oggetti al mese per tot quantità di soldi, è creare altri account per evadere questi limiti. Non lo fare. Non lo fare. Non lo fare se non sai come fare a non farti rintracciare, a non farti collegare, a collegare, che se fai altri account collegati a te solo per eludere i limiti, eBay lo capisce, l'algoritmo lo capisce e ti bannano tutti gli account. Quindi devi sapere cosa stai facendo se vuoi eludere i limiti con multi account, perché multi account si deve fare con strategie specifiche che non ti fanno rintracciare. Ma la cosa è molto complessa, io poi l'affronterò, per chi vuole approfondire, in inglese si chiama stealth. Ci sono forum dedicati americani, molto parlato nell'ambito americano, che diciamo eBay è più diffuso. E anzi, non crea altri account per nessun motivo, sono solo bandiere rosse. Tieniti un account e cerca di lasciarlo pulito e di evitare qualsiasi comportamento che ti possa causare problemi. Ovviamente, un altro motivo di sospensione facile è crearti un altro account dopo essere stato sospeso. Sempre perché ti ricollegano, se tu sei stato sospeso e ti crei un altro account, verrai sospeso a volte subito, a volte dopo un po', a volte mai. Poi dipende anche dal motivo per cui ti hanno sospeso. Sono sospensioni in cui ti bannano immediatamente appena crei un altro account. In ogni caso, se devi creare altri account, che tu sia stato sospeso, non sia stato sospeso, che vuoi differenziare o che vuoi aumentare il tuo business, devi sapere come farlo. Devi farlo in stealth mode. O aspetti che ti faccio farò io dei video su queste tecniche, o te le vai a cercare. Comunque sono molto complesse, ci sono molti discorsi da tenere in considerazione perché eBay traccia in qualsiasi modo, dal PayPal alle carte di credito, all'indirizzo, al numero di telefono, addirittura anche ai movimenti che fa il tuo cursore nel browser, se li ricollega ad altri utenti. Ci sono un sacco di cose. Comunque ne parleremo, dico. Un'altra importante motivazione di ban è non dare un adeguato customer service. eBay è un business, ok? eBay è un negozio, non è un modo dove ti piovono soldi così gratuitamente e fai soldi senza fare niente. Se vuoi avere un negozio su eBay che sia in dropshipping o che non sia in dropshipping, devi dare un ottimo customer service. Se le persone ti contattano, vogliono una risposta, la vogliono velocemente e adeguata. Se le persone si lamentano, devi trovare una soluzione. Se le persone hanno dei dubbi, devi risolverli. Devi fare assistenza ai clienti. Se non la fai, non pensare che eBay non lo vede. Lo vede. Vedono tutto. L'algoritmo capta tutto. Non fare lamentare le persone di te, perché eBay ti banna, non ci pensa due volte. Dai assistenza ai clienti. L'ultimo punto di questo video, ovviamente ce ne sono molti altri e magari poi farò una seconda parte, ma l'ultimo indispensabile punto che voglio mettere a fuoco sono le metriche. Se sei un venditore su eBay, c'è una sezione sulla tua dashboard venditore che c'è la voce metriche. Su queste metriche ci sono i tempi di spedizione, i difetti per transazione, le controversie, spedizioni in ritardo, tutta una serie di parametri che ti tengono sopra lo standard, sotto lo standard o affidabilità top. Non scendere sotto lo standard. eBay ti può bannare, non tenere queste metriche troppo alte. Ti può bannare e lo farà. E questo è sempre correlato al customer service e al tuo business model. E sistema il tuo business, sistema i tuoi tempi di spedizione, sistema tutto ciò che fai in base alle metriche. Devi tenerle sempre basse. E con questo ho detto più o meno tutti i punti principali, farò una seconda parte, ma mi raccomando, se vuoi iniziare a dropshippare su eBay, se vuoi iniziare anche a vendere su eBay con un tuo stock, tratta eBay come un business serio, se no non andrai lontano.
Io l'ho provato sulla mia pelle, ho avuto 3 volte i negozi sospesi per motivazioni anche correlate a quello che ho appena detto: tracking numbers, alto volume in poco tempo, non è stato facile tornare, soprattutto non è stato facile riniziare da zero perché i primi negozi, oltre a quelli che mi hanno bannato un mese e mezzo fa di cui ti ho parlato, i primi che mi hanno bannato l'anno scorso, molte cose non le sapevo, ero agli inizi, come magari tu che mi stai guardando, e non avevo altri negozi non collegati al mio, quindi mi hanno distrutto il business. Ho dovuto reiniziare. Ed è davvero molto brutto e molto demotivazionale ricominciare da zero, quando stai magari facendo 20-25 mila euro al mese di vendite, 15 mila, anche 10 mila, quelle che siano, da un giorno all'altro tutto scomparso, devi ricominciare e non sai nemmeno come ricominciare perché non hai più l'account, non hai più la voglia. Quindi evita, pensa. Io quello che dico sempre con le persone con cui collaboro, con cui inizio magari qualche negozio su eBay, dico sempre: il primo business da fare con eBay è la prevenzione. Previeni l'account, assicurati l'account, perché se non hai l'account non puoi fare business. Questo è importante. Prima di iniziare qualsiasi cosa, capisci come funziona eBay, capisci come funziona l'algoritmo di eBay e poi fai business con eBay. E ricordati sempre di differenziare con le giuste tecniche, apri altri negozi non collegati, segui il mio canale, iscriviti, metti like, io ti spiegherò esattamente come creare altri account, come differenziare nei mercati, come differenziare su eBay per non restare fregato da un'eventuale sospensione che comunque può sempre arrivare anche per motivi assolutamente non validi, perché una volta che ti è sospeso sarai indirizzato a call center stranieri che non hanno voglia di aiutarti o non hanno gli strumenti per aiutarti perché è una multinazionale. Non c'è bisogno di spiegarti come funziona. Gioca sui grandi numeri, non è difficilmente trovare qualcuno che si interessa del tuo problema e ti aiuterà. Con questo ho finito, spero che ti sia piaciuto il video di oggi. Ci sentiamo prossimamente, ciao!